Ciao ragazzi, bentornati su Crimax. Oggi facciamo un piccolo unboxing, come promesso sul sondaggio che abbiamo lanciato sulla community del canale. Quindi ricolgo l'occasione per dirvi che se guardate nel nostro canale c'è il tastino tra i vari tasti che ci sono, quindi playlist, video e quant'altro, c'è community dove pubblichiamo appunto i nostri post con qualche sondaggio. Il sondaggio prevedeva appunto o un unboxing della nuova valigetta che abbiamo comprato sia io che Christian o la realizzazione di un rig. Ora, per questione di tempo, ve lo porto adesso l'unboxing e andiamo a scoprire insieme quella che è la nuova valigetta. Allora, ripeto, sia io che Christian l'abbiamo acquistata, tutti e due. Il motivo principale perché l'abbiamo acquistata è perché quando andiamo in libera, dove dobbiamo affrontare sessioni molto veloci e non abbiamo la possibilità di arrivare con la macchina proprio perché siamo in posti veramente wild, ci siamo trovati praticamente spesso e volentieri con tanta roba, un carrello pieno di attrezzatura e quindi difficoltà nel muoversi e di andare veramente scarichi. Abbiamo deciso di fare questo acquisto perché in questa cassettina valigetta riusciamo a mettere tutto il necessario ed è molto comoda per trasportarla. Allora, si presenta come una semplice valigia, quindi sembra quasi tipo una 24 ore, ok? Abbiamo le gambe che, come vedete, una volta che sono chiuse sta in macchina tranquillamente perché, ripeto, non è enorme. Una volta arrivati in postazione apriamo le gambe che sono anche allungabili, come vedete, quindi possiamo tenerla molto più alta, e sono attaccate a un tavolino che, volendo, tramite la zip possiamo sfilare, quindi usare anche come tavolino d'appoggio davanti al nostro pod. Ora vediamo che abbiamo una tracolla molto imbottita, quindi comoda per il trasporto. Dopo vi farò vedere come la trasporto. Iniziamo a visionarla. Due tasche qua in alto, una più grande, l'altra quasi la metà. Tasche veramente generose, perché io ci tengo tutta quella che è l'attrezzatura per quando uso i picchetti e non uso il rod pod. Però ognuno ci può mettere quello che vuole, possiamo anche metterci tranquillamente oggetti di valore qua in alto. Ecco un altro scompartimento dove ci si può tenere veramente tanta roba. Guardate, questa è una scatolina, vi faccio vedere le dimensioni, ce ne stanno quasi tre addirittura. Ora, una volta viste le prime due tasche, che hanno comunque una retina veloce per appoggiare magari il cellulare una volta che rimane fissa lì, andiamo a vedere come si presenta dentro. Allora, dentro si apre e viene, tramite questi due velcri, viene tenuta sospesa, quindi abbiamo tutto sotto controllo e a portata di mano. Parte alta, un porta terminali, quindi non ci portiamo dietro il solito contenitore porta terminali, ma mi attacco direttamente a casa due o tre terminali, quelli che mi vanno a sostituire magari un eventuale terminale perso. Abbiamo degli scompartimenti per mettere gli aghi da innesco, gli aghi per stick, le forbici, io ho un taglierino, delle pinze, una penna addirittura, quindi come vedete ci sta tanta tanta minuteria. Da questa parte abbiamo due tasche dove io ci ho buttato dentro un po' di cavolate, però molto comode, possiamo tenerci le licenze, i tesserini, tutto quello che dobbiamo sempre portarci dietro. Andiamo a vedere prima questo scompartimento. Intanto vi voglio far vedere quanto è generosa, perché volendo uno può anche, adesso è un po' sporca ma non importa, volendo uno può anche mettersi una sua valigetta che ha già qua dentro e rinunciare ad usare queste, è libero di scegliere. Allora, partiamo da questa qua, una piccola valigetta con vari scompartimenti. Io ho deciso di mettere tutti quelli che sono le retine per fare gli stick mix qua dentro, metto anche gli swinger del pod quando uso il pod, quindi lo spazio ce n'è, come potete vedere. Da questa parte ci sono scompartimenti suddivisi, quindi abbiamo in questo caso tutti i miei barattolini pop-up
in modo da poterle portare sempre dietro a scelta, magari in base alla sessione che vado a affrontare posso portare qualcosa di fruttato piuttosto che qualcosa al pesce, quindi sono io che decido. Qua mi sono avanzati 3 spazi, in uno ci ho messo una torcia di riserva, gli altri 2 per adesso sono liberi, ma metterò sicuramente, in questo caso che sto pescando, ho dovuto usare il 4° avvisatore, quindi lo metterei qua, altrimenti con la centralina dall'altra parte. Però ognuno se lo gestisce nel modo che vuole, ragazzi. Comoda anche, come vedete, ha 2 piccoli manici che si può togliere e mettere in tranquillità. Poi abbiamo 2 piccole pochettine che assomigliano molte a quelle di un automarchio. Comode, anche qua dotata di doppia zip, robuste. Cosa ci ho messo dentro? Allora, tutti i miei terminali, quindi tutti i vari bait floss piuttosto che appunto i fili che uso per fare i terminali, i rig, ce ne stanno veramente tanti, pasta in tungsteno, perfetta, ho una penna. Nella sezione in mezzo ho deciso di mettere gli ami, quindi tutti gli ami che ho a disposizione, qua c'è anche un rig, benissimo. Tutti gli ami che ho a disposizione me li sono tenuti nella parte in mezzo. Da questa parte invece la minuteria vera e propria. Quindi, che ne so, abbiamo i micro ring swivel per costruirmi il 360 rig. Ho del mais finto. Ho dei tubicini in termorestringente per quando faccio determinati rig. Come vedete, scompartimenti veramente grandi. Qua abbiamo anche qua degli strappi perché possiamo gestirle noi le dimensioni della piccola pochette, rivestimento trasparente in modo che posso vedere quello che c'è dentro e sapere già di quale delle 2 dovrò andare ad aprire. La stessa cosa vale per la seconda, dove io ho deciso di appesantirla un attimo perché ho messo dentro, in questo caso vedete subito i sacchettini in PVA, ma poi ci ho messo dentro i piombi, i tendifilo, qualche piccolo pezzo di foam per rendere galleggiabile qualche esca o bilanciarla, tutte minuterie varie. Anche qua dotato di scompartimento trasparente, in modo, sì, di coperchio trasparente, in modo da vedere cosa c'è all'interno. Capienti, veloci, pratiche, queste 2 pochette veramente sono eccezionali. Ora, non è obbligatorio portarsi sempre tutto quando andiamo in pesca, bisogna capire che sessione stiamo affrontando. Per sessioni veloci io penso che questa sia eccezionale, perché ci siamo trovati più volte, ripeto, io e Christian, ad andare in sessioni dove bisognava portare il minimo indispensabile, ma ci siamo trovati male perché avevamo 2 borsoni veramente colmi di roba. Con questa soluzione abbiamo risolto i nostri problemi. Molto veloce, pratica. Adesso vi faccio vedere, una volta chiusa, come si presenta, mettendomela anche a tracollo. Lo spallaccio è molto imbottito, quindi non sento scaricare il peso sulla spalla, non mi dà fastidio assolutamente, e posso andare tranquillamente a raggiungere lo spot con 2 mani libere per portare le mie 2 canne o i picchetti piuttosto che appunto il guadino. E basta, che dire, è un acquisto azzeccato, l'abbiamo presa tutte e 2 appena l'abbiamo vista, è un prezzo accessibile, la trovate nei negozi della Decathlon, dove prendiamo tanti prodotti perché comunque è un buon marchio. Avete già visto la nostra canna che usiamo sia per pasturare con lo spomb sia per usare il dipper. E basta, valigetta della Caperlan, super accessoriata, poco ingombro e si va in pesca tranquilli. Detto questo, io vi saluto ragazzi e vi do appuntamento al prossimo video, che potrà essere o un tutorial sui rig piuttosto che su qualcos'altro, un altro unboxing, ora vedremo se prenderemo dei prodotti nuovi. E ripeto, occhio, perché sul canale c'è la sezione community, quindi ogni tanto purtroppo non arriva l'avviso con la campanella, ma se passate sul canale date un'occhiata, perché ci potrebbe essere un sondaggio dove appunto vi chiediamo che cosa preferite, se la visione di un tutorial piuttosto che di un unboxing e quant'altro.
E io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Da Crimax è tutto, saluti.